Io prendo qui l'impegno esplicito. In caso di sconfitta trarremo le conseguenze. Ma dico anche che proprio per questo motivo sarà affascinante vedere le stesse facce gaudenti di adesso, il giorno dopo il referendum, quando i cittadini con la riforma avranno dimostrato da che parte sta l'Italia. Sta dalla parte di chi ci crede, di chi ci prova, di chi non passa il tempo a lamentarsi. Questa è l'Italia che sta ripartendo.